di Civitella e quello di Kanzelbach. Il gemellaggio all'insegna della cultura, visto che oggi le due bande musicali hanno suonato assieme nel centro storico di Civitella. Il filo conduttore di questa esperienza, di questa bellissima tre giorni, è proprio stato quello culturale. Infatti gli amici tedeschi hanno portato qui una loro banda che oggi suonerà assieme alla nostra banda di Civitella. Quindi stiamo aspettando proprio l'inizio del concerto, che sarà l'atto conclusivo di questa tre giorni. Tre giorni davvero intensi in cui hanno potuto conoscere le bellezze del nostro territorio, le nostre eccellenze enogastronomiche, le nostre eccellenze a livello manifatturiero. Quindi diciamo tre giorni di grande soddisfazione in cui sono veramente cresciute le relazioni personali tra i cittadini di Civitella e i cittadini di Kanzelbach. Un bel gemellaggio che auspichiamo possa continuare a crescere nel tempo. A questo punto però viene da chiedersi quando Civitella andrà a far visita a Kanzelbach. Proprio ieri abbiamo avuto l'ufficiale invito da parte del sindaco Udo Kleiner per il prossimo anno, quindi il 2018 sarà la comunità di Civitella con i suoi cittadini che si recherà a Kanzelbach.